Se fai una croce in Puglia dall'alto al basso e da est a ovest, noi siamo esattamente al centro. E c'era una vecchia filastrocca. Cisternino è bello, sembra pittato col pennello. Il pasticciotto è il dolce per eccellenza della Puglia che la rende famosa in tutto il mondo. Siamo Angela e Micaela, due sorelle che hanno fatto dell'attesa il loro stile di vita. L'azienda è nata nel 2000 per volontà di nostro padre, Giuseppe. Vista la nostra passione per la moda, per il design, abbiamo deciso di svecchiare un po' l'immagine. Quindi ci siamo proprio appassionate al mondo del food in generale, non solo il nostro come settore. L'unicità oggi secondo me è un valore importante. Il cibo ha sempre rappresentato una parte importante nella nostra famiglia. Ciao Sandro, buongiorno! Ciao. Buongiorno, buongiorno signorina! Allora, ci devi dare delle uova, del latte e della farina. Il pasticciotto può essere utilizzato la mattina per colazione, come accompagnamento del caffè, come domenica, la domenica a pranzo, vassoi pieni di pasticciotti, un dolce che vive con le famiglie pugliesi. Siamo sicure di aver preso tutti gli ingredienti? La ricetta che vogliamo fare è personalizzata con Nutella. Io ho già messo il lievito qui. Ok, brava. Mi piace cucinare, quindi nel fine settimana, quando non lavoriamo, mi diletto a fare ricette particolari o comunque della tradizione che non ho mai fatto. Abbiamo visto mamma fare i dolci così tante volte che avremmo dovuto imparare. Lei si cimenta molto, molto più di me. Pizzico di sale. Solitamente il weekend io mi autoinvito a casa sua perché so per certo che ci saranno ricette da qualche parte del mondo prese a caso. Sì. Ma vedi che si spappola tutta. Sì, ma è normale. Ma come? E frolla. Io chiamerei mamma comunque. Nonostante la mia manualità, a un certo punto ho avuto bisogno dell'aiuto di mamma, quindi... Comunque la frolla è difficile da fare. Avete finito di impastare tutto? Per stendere la pasta è stato necessario l'aiuto di mamma Piera. Lo spessore può andare, sì. Per stendere esattamente dei 3 mm necessari per far sì che il pasticciotto si cuocesse. Insomma, ci sono una serie di componenti da rispettare per la produzione del pasticciotto. È sempre... maestra, quindi... E mamma. Mo tocca fare la crema. E mamma è molto precisa in cucina. Il margine di errore deve essere minimo, perché altrimenti te ne devi andare. Preferisce farlo da sola. Mami, qual è il segreto per la crema? Si amalgamano le uova con lo zucchero e la farina. Ok. Si riscalda poco poco il latte, si mette il baccello di vaniglia. Prima di amalgamare si mette un po' di zucchero per non attaccare la crema. Adesso andiamo sul fuoco, giusto? La frolla! Poi quella frolla profumava di domenica. Per me il profumo della domenica è proprio di zucchero, uova, forno caldo, di quell'odore di dolce che ti arriva nel cervello. È proprio un abbraccio. Calma, piano piano che si rompe. Guarda com'è venuta bella per essere la prima volta. Visto, mami? Allora, se è venuta bene è merito mio. Se no, mamma, è colpa tua, esatto. Ok. Wow. Brava, vedi? Quindi adesso forno statico, 200 gradi, 15-20 minuti. Eccoli! Mamma, che profumo! La nostra fortuna è stata avere una mamma straripante. Tocco personale, quindi tutto quello che sappiamo di cucina lo abbiamo imparato attraverso le sue mani. Eccoci con i pasticciotti! Finalmente! Spettacolo! Attraverso la sua passione per la cucina ci ha trasferito il senso della famiglia. È un'esplosione di sapore in bocca. Questa importanza della condivisione a tavola è importante anche per una condivisione poi nella vita di altri valori.